Siamo con Corioni nel dopogara di Follonica Gavorrano Tifernu, un 4-2 dove c'è un contributo pesante da parte tua, una doppietta di quelle pesanti vere. Sì, e diciamo che come ho detto prima appunto non ho passato un periodo facile perché due giornate di squalifica e poi tra l'altro arrivavamo da risultati negativi, quindi non era proprio un periodo bellissimo. Io avevo un obiettivo oggi, come penso tutti i miei compagni, di entrare in campo, vincere la partita e dare tutto quello che avevamo. È andata così, è andata bene, ho fatto doppietta. Tra l'altro io personalmente non ho passato un periodo facile ultimamente, quindi diciamo che sono strafelice e mi sono sfogato in modo giusto, possiamo dire. Senti, una bella prestazione dove il Gavorrano ha sofferto semplicemente perché sono arrivate due reti dove forse è calata un po' l'attenzione. Il Tifernu è una squadra comunque di spessore, l'ha dimostrato, ma è un campionato questo dove può succedere davvero di tutto. Sì, hai detto bene perché sulla carta diciamo i punti più pesanti li abbiamo fatti con le squadre più forti sulla carta, poi questo è un campionato che appunto magari c'è la squadra che si deve salvare e ti dà tre schiaffi, capito? Quindi bisogna sempre stare attenti, entrare in campo e dare tutto e ogni domenica senza sottovalutare nessun avversario. E diciamo che dobbiamo migliorare a questo punto di vista perché appunto con le grandi abbiamo sempre fatto bene, con le piccole abbiamo sottovalutato la partita e spero che in futuro possiamo fare questo salto mentale e migliorare questa cosa. E l'obiettivo tuo? Allora, il mio obiettivo è quello sempre di entrare in campo, dare il 100%, aiutare la squadra come riesco e poi sinceramente fare altri gol, altri assist e arrivare più in alto possibile in classifica, però tenendo sempre i piedi per terra. La squadra c'è, sei un giocatore di valore, quindi insomma noi te lo auguriamo e ce l'auguriamo per il Follonica Gavorrano. Volentieri, grazie mille.